Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi sono su GTA Online. Oggi ragazzi vi mostrerò come fare tantissimi RP, quindi livellare velocemente e facilmente su GTA Online da soli, senza l'aiuto di nessun amico. Bene, prima cosa dovete andare a Fort Zancudo. Una volta che siete arrivati a Fort Zancudo, dovete andare da un'altra parte di Fort Zancudo, quindi in un posto specifico, dove vi sto facendo vedere nella mappa. Quindi andiamo lì e una volta che siamo arrivati lì ci ritroveremo da un'altra parte di entrata di Fort Zancudo, quindi da un altro cancello recintato. Una volta che siamo arrivati qui dovete semplicemente prendere la rincorsa e schiantarvi contro il cancello recintato. Quindi una volta che vi siete schiantati sul cancello recintato dovete fare marcia indietro, andare per il vicolo che troverete a destra e rifugiarvi dietro quella casa a sinistra, come potete vedere nel video. Quindi ragazzi, qui la polizia non vi troverà per nessun motivo, ed è proprio raro, ma raro, rarissimo se vi ritroverà, proprio se vi fate vedere che vi state mettendo lì. Quindi ragazzi, non vi troverà per niente. Un consiglio che vi do è: prima di iniziare il glitch esplorate l'area e trovate il punto dove vi dovete mettere, così sapete già dove vi dovete mettere e poi potete fare semplicemente il glitch. Bene ragazzi, il glitch si conclude qui, anche perché è questo il glitch, è molto semplice, è molto veloce, è molto facile. E bene ragazzi, detto questo, vi invito a lasciare un bel like al video, iscrivetevi al canale per altri contenuti di GTA Online, passate dalla mia pagina Facebook, link in descrizione, commentate qui sotto se avete richieste o domande, e se volete fare il glitch dei soldi, vi invito a cliccare la notazione che troverete a video. E ragazzi, detto questo, al prossimo video, e ciao ciao!